Allora, mi chiamo Daniele Beretta, sono un medico e mi sono sempre occupato di odontoiatria pur avendo altre specializzazioni, per esempio medicina dello sport, medicina del lavoro, eccetera. Prima di conoscere la scuola, la qualità della mia vita personale e professionale potrei definirla non straordinaria, diciamo che ero veramente inguaiato in tutti gli ambiti della mia vita. Avere in mano degli strumenti che ti aiutano non solo a cadere e a tirarti su, ma addirittura a rilanciare è una grande opportunità per me. Cioè io, il più grande affare della mia vita è stato venire qui. Se io dovessi consigliare a qualunque imprenditore, ma comunque a qualunque persona che abbia un'attività che deve condurre in prima persona, consiglierei sempre di fare una formazione specifica. E per la piccola e media impresa consiglierei sicuramente OSM. OSM è la classe, l'MBS, sono l'occasione che viene data all'imprenditore, anche se lavora da solo, anche se è un'azienda piccolissima, di acquisire quelle cose che nessun altro ti potrà mai insegnare in nessun percorso scolastico o di formazione. Sei obbligato a saperle le cose, devi studiarle, ma non le devi studiare come a scuola che ti dovevi essere interrogato, dovevi a mena dito conoscere le date o che ne so, il nome della battaglia, cose del genere. Ti viene insegnato, secondo punto, a gestire il patrimonio fondamentale di un'azienda, che sono le risorse umane, cosa che proprio non esiste in nessun curriculum scolastico, non esiste nessuna scuola che ti insegni queste cose, e poi ti insegnano anche a misurare i risultati, perché è chiaro che dopo ti devi anche premiare e devi avere dei congrui riscontri, se vuoi di tipo economico, ma soprattutto di tipo emozionale, emotivo, devi star bene. Ci sono almeno tre cose nelle quali ho ottenuto dei risultati importanti frequentando questa scuola. Innanzitutto la mia crescita personale. La seconda cosa che è stata fondamentale è stata quella di capire l'importanza delle altre persone e di capire quando è il caso di farsi aiutare e quando è il caso di non farlo. Poi ho capito anche che se hai in mano una buona tecnologia di gestione della tua azienda, delle tue attività, della tua vita, quando si presentano le difficoltà, anche a volte incredibili, perché la vita veramente te ne offre di tutti i tipi, hai in mano degli strumenti che ti permettono di gestire e di crescere, cioè utilizzare la sfortuna, chiamiamola così, quella che in quel momento ti sembra una sfortuna, in realtà come una straordinaria opportunità di crescita, di sviluppo.